Ciao ragazze, condivido con voi oggi in questo video un percorso fatto alcuni anni fa. La bella stagione sta arrivando, tutti vogliamo dimagrire. No, niente, niente di tutto questo. Io questo percorso l'ho compiuto proprio esattamente dopo la stagione estiva, precisamente settembre-ottobre 2009. Avevo raggiunto un peso esagerato a causa anche della vita sedentaria, università e alcuni problemi vari riguardanti il funzionamento della mia tiroide. Ma al di là di questo, insomma, avevo abusato tanto del cibo. Il cibo che per me deve essere un discorso trattato con le pinze. E quindi, come da titolo, ho intrapreso un percorso attraverso una cura alimentare che è quella della tisana oreica di Gianluca Merci, il quale, ma è Merci, non so come si chiama, Merci, sì, il quale dovrebbe darmi, ho finanziato i suoi prodotti in una maniera incredibile. Ha un costo, è un costo alto, di centinaia di euro. E la mia perdita di peso è stata seguita sia dal farmacista di fiducia, dai miei farmacisti di fiducia, che dalla esperta di tisanoreica che affiancava i farmacisti nelle diete, nella formulazione della tabella alimentare. E non ne parlo scientificamente perché non sono né laureata in medicina né in biologia, ci capisco poco e niente se non per esperienza personale. Cioè, il mio video di oggi è l'esperienza che ho vissuto. Parliamo ormai di 5 anni fa, in quanto nel 2009 appunto io decidevo di affrontare questa patata bollente proprio di perdere peso perché ne avevo necessità proprio per una questione di salute più che di estetica, perché onestamente pesavo tanti chili, vicino ai 100. No, ne pesavo parecchi, non proprio vicino ai 100, però vicino ai 90 e passa. E la esperta, diciamo, quella dottoressa che si occupava della mia dieta, mi consigliò di affrontare l'alimentazione tisanoreica per 40 giorni. 40 giorni di alimentazione tisanoreica. Non so se tra di voi c'è qualcuno che l'ha fatta, chi mi vedrà si avvicinerà a questo percorso perché ha necessità di perdere 2-3 kg, 5 kg. Io avevo da perdere una mole di peso che ho perso e ho mantenuto, anche se non si direbbe. Ho perso tanto peso, circa 20 kg, circa, un po' meno. E niente, li sto mantenendo. Li sto mantenendo facendo un'alimentazione normale. Però, ecco, quei 40 giorni di tisanoreica sono stati fondamentali. In quanto mi hanno dato il là, mi hanno sbloccata, mi hanno anche soddisfatto perché comunque iniziare una dieta che prevede la perdita di peso di 1 chilo a settimana, che a volte va, a volte non va, e con tanto sacrificio e tutto il resto, magari non dà la soddisfazione immediata. Esempio, con tisanoreica io perdevo dai 600-700 grammi al giorno. È una dieta drammatica, drastica direi. Le mie coinquiline all'epoca universitaria mi dicevano: "Ah, tu sei pazza! Si formano corpi chetonici nel tuo corpo che non vengono smaltiti mai qua!" Io non sono entrata nella dinamica biologica di tutto quello che comportava tisanoreica. Però io ho avuto dei risultati, cioè personalmente ho avuto dei risultati che mantengo, nonostante non usi più i prodotti di tisanoreica, tranne onestamente delle bevande che hanno accompagnato anche la mia dieta intensive.
La dieta cetogenica si divide in fase intensiva e fase di mantenimento. Se tu fai 30 giorni di, cioè un mese di fase intensiva, devi fare 30 giorni di mantenimento. In quei 30 giorni di mantenimento tu continui a perdere peso, nonostante introduci alimenti che non rientrano tra i prodotti di Tisanoreica. Il principio di Tisanoreica è quello di raggiungere la chetosi attraverso un'assunzione limitatissima di carboidrati. Quindi a tutti quelli che dicono io faccio una proteica, un'alimentazione proteica, dico state fuori di testa perché non è possibile condurre una vita o comunque mangiare, assumere per 5 giorni su 7 esclusivamente proteine. Cioè, si spacca il fegato, cioè, non oso immaginare che cosa succede. Io l'ho fatto per 40 giorni e per altri 40 in fase di mantenimento e non trovavo le energie, cioè, nella fase iniziale di intensive, cioè nella fase di intensiva, le energie le hai perché sei a mille, proprio, cioè sei a mille. Una volta che vai in chetosi, e questo accade dopo circa 3-4 giorni dall'inizio della dieta tisanoreica, avverti un grandissimo mal di testa al quarto o quinto giorno, e da lì il segno che sei in chetosi. Ecco, la chetosi si raggiunge mangiando esclusivamente proteine. E Tisanoreica nei suoi alimenti introduce pochissimi carboidrati, giusto indispensabile, e il resto è solo soltanto proteine. La mia giornata tipo nel 2009 era in fase di intensive, era PAT. I PAT sarebbero dei pasti liofilizzati che devi assumere nell'arco della giornata, e i PAT sono 4, quindi a colazione, ve la dico proprio alla spicciolata, a colazione io assumevo questa bustina liofilizzata in polvere messa nello shaker che viene dato dal farmacista insieme a tutta quanta il trattamento tisanoreica, polvere liofilizzata quindi insieme a acqua. Agitavo e questo pat della colazione io in genere lo preferivo al gusto di cappuccino. Pat più 3-4 biscottini tisanoreica sempre al gusto di pera o di mela. Secondo pat in genere io lo assumevo a pranzo ed era 40 grammi di pasta tisanoreica. Quindi misuratissima, però ci aggiungevo l'infinito di verdure, nel senso che ci aggiungevo una marea di zucchine oppure melanzane e una scatoletta di tonno al naturale, ovviamente sgocciolata, pulita. E a volte se mi andava ci aggiungevo anche del rosmarino. Ottimo, cioè nel senso mangiavi questo piattone che era più di verdura che di pasta, e la pasta tisanoreica ti dà una botta di sazietà assurda, cioè tu dici, Madonna, con 40 grammi, che ci faccio? Saranno appena 15-16 fusilli o penne. Ti dà una botta di sazietà mostruosa, cioè ti arriva una botta nello stomaco che tu stai sazio, cioè sei sazio. Ecco, la cosa di Tisanoreica che ricordo era proprio il fatto che l'assunzione del pasto, del pat, dovevo pensarla, perché dopo 4-5 giorni e quindi raggiunta la fase di chetosi, avevo quasi in appetenza, cioè nel senso il pasto lo assumevo perché notavo un calo di energie e quindi andavo a mangiare, ma non perché il mio stomaco avesse fame, il mio cervello dicesse vai a mangiare, stavo morendo di fame. No, ed è bellissima questa sensazione per una che come me mangia quantità spropositate di qualsiasi cosa. Il terzo pasto era quello dello spuntino, e qui in genere lo spuntino facevo fatica a mangiarlo ad un certo punto della dieta. In genere sceglievo il
il pat al gusto di yogurt al mirtillo oppure di frappè di banana. Quando avevo un po' di fame, mangiavo questo il frappè di banana che era enorme, era una quantità esagerata e quindi ti saziavi con questo beverone di frappè alla banana, buonissimo. Ecco, quello che posso dire è che era tutto buono, nel senso che avevano un sapore molto simile alla realtà. Certo, ovviamente non stai mangiando la banana, stai mangiando il surrogato della banana. E dopodiché a cena avevo l'opzione dell'omelette salata. Omelette che sempre si presenta sotto forma di bustina con della polvere, liofilizzato in poche parole, che inserivo in questo shaker, aggiungevo dell'acqua, a volte se mi sentivo di volere un uovo aggiungevo anche dell'albume di uovo dentro l'omelette. Una bomba di proteine. E in genere sceglievo quella ai funghi, mi piaceva molto, mi piaceva di più. E perché poi cosa facevo? Ci aggiungevo della cipolla tritata per dare un po' di sapore e dei funghetti, anche se non era consentito, io li ho sempre mangiati e ho perso peso. Shakeravo il tutto, mettevo nella padella antiaderente e usciva questa omeletta enorme che io accompagnavo o con della verdura grigliata o con dell'insalata, senza aceto. Al posto dell'aceto si poteva usare il limone, diciamo, anche se non era consentito. Assunzione di frutta no, assunzione di formaggi no, cioè praticamente io quello che ho fatto per 40 giorni è stato seguire il piano terapeutico di Tisanoreica, perché è una cioè secondo me è una terapia. Cioè, ai livelli in cui io ero arrivata, dal punto di vista del peso, veramente avevo bisogno di una terapia, cioè avevo necessità di un percorso dimagrante fatto con criterio, perché altrimenti non so come sarei arrivata, cioè no, non so dove sarei arrivata, è diverso. E ovviamente in questa fase di intensive. E lo sport era limitato, nel senso che per le prime 4 settimane io non ho avuto poi il consiglio da parte della consulente Tisanoreica di fare attività sportiva. Ho avuto dopo il mese di intensive il via alla camminata veloce e io facevo circa 5-6 mila passi di camminata veloce che corrispondono a 3-4 km e nulla. E io perdevo, cioè perdevo, e la cosa che poi mi sorprende a distanza di 5 anni è che io ho mantenuto quel peso, anzi, sono anche andata giù. Ovviamente dipende dai periodi dell'anno, nel periodo estivo uno sta più in movimento, è più frenetico, almeno dalle mie parti funziona così, e quindi lavoro qua e là, su e giù, e ho continuato a perdere veramente ancora peso. Ma nonostante tutto devo perdere ancora quei 4-5 kg che mi consentono di stare tranquilla. Ma non ho la fretta di perderli perché onestamente sto bene. Quindi dopo questa fase di intensive, proprio di alimentazione, ta tan 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 tan, Tisanoreica, si fanno altri 40 giorni, almeno a me erano consigliati 40 giorni. 40 giorni, attenzione, è tantissimo, perché il massimo che viene consigliato è di 20 giorni di chetosi. 40 giorni per poterli fare, io mi sono sottoposta a delle analisi del sangue, ho fatto dei controlli anche tiroideali, ecografie, perché ovviamente avevo dei problemini. Quindi, dopo aver riscontrato tutto il dato clinico, la dottoressa mi ha consentito di iniziare questa terapia per 40 giorni. 40 giorni più 40 giorni di mantenimento. Nel mantenimento si risparmiano un po' di soldini, diciamo che nel mantenimento. I pasti da assumere di Tisanoreica non sono più 4, ma sono 2 a scelta in genere. Cioè, io scelsi di consumare la colazione e di consumare lo spuntino, perché per me lo spuntino, il pomeriggio in generale, lo è tuttora, è un problema. Cioè, per me il pomeriggio dovrebbe essere abolito, perché se sono a casa a studiare o fare la qualunque, la mia mente va in automatico al frigo o alla dispensa. Ed è un problema enorme perché il pomeriggio che va dalle 16:30, 17 alle 19:30 mi si apre una voragine che mangerei il mondo, nonostante tutto. E quindi quando inizia questa fase mentale,
Esco, cammino, passeggio quando posso farlo. Il problema è che quando uno deve stare seduto a studiare c'è ben poco da fare. Comunque combattiamo. Magari in quella fase prendo la mia scheda, perché adesso mantengo il mio peso mangiando normalmente. Mangiando da lunedì al venerdì pietanze sane, ecco, sane, non cose strane, no, pietanze sane, legumi, verdura, adesso ho introdotto anche il tofu nell'insalata, alimenti un po' diversi dal solito che prima non mangiavo, e conduco un'alimentazione sana. E certo, per me i carboidrati sono sempre un problema a livello proprio di assorbimento. Per me i carboidrati sono il corrispettivo di un'attività fisica, cioè io mi consento un bel piatto di pasta, ovviamente senza grandi condimenti, quando però so di aver fatto tanta attività sportiva, o comunque so di essere stata in giro, aver camminato, aver fatto, comunque quando so di averlo smaltito, cioè qua io mangio la pasta quando so di poterla smaltire. Ora il mio piano, la mia attività si basa su questo calendario che ormai ho ultimato, e sono degli allenamenti di cui vi parlerò in un altro video, e sono giunta a questa tipologia di allenamenti grazie ad Annalisa Superstar, che saluto, che probabilmente non mi segue. Però la saluto perché è stata da sprone per l'attività, per l'inizio di questa attività, perché non c'è necessità di andare in palestra, pagare mensili, abbonamenti, ma più che altro la cosa più mi pesa è quella di vestirsi, mettersi in macchina, andare in palestra, spogliarsi, rivestirsi, andare attività, sudare. No, questa cosa è una cosa proprio che non sopporto. Cioè, preferisco fare lunghe camminate di 2 ore, 1 ora e mezza, in giro intorno a casa, tra le campagne, in direzione del mare, piuttosto che andare in palestra e mettermi in macchina. Ho fatto molta piscina negli anni passati, che è ottimo per chi ha dei problemi articolari, perché ovviamente il peso, diciamocelo, dà tanti problemi articolari, venosi, di qualsiasi tipo. E quindi le passeggiate sono una cosa che mi rilassano tantissimo, che mi scaricano tantissimo, e le preferisco veramente all'ansia di andare, oddio, alle 7 inizia Total Body, mettiti in macchina, oddio, sono le 7:05, arrivo in ritardo. No, per carità. E poi, grazie ad Annalisa Superstar, e al suo canale, ho scoperto queste attività di cui vi parlerò nel prossimo video. E ragazzi, io devo ancora dimagrire, cioè nel senso, per stare normo peso, bella proprio, devo ancora dimagrire 4 kg altri. Purtroppo sono i 4 kg più difficili da perdere. Li ho persi, a dicembre avevo raggiunto il peso forma, poi però il riprendere lo studio e le cose me li hanno fatti recuperare. Si combatte giornalmente, si combatte giornalmente perché è una battaglia. È una battaglia personale, che poi magari chi sta accanto a te a volte sposa, a volte ti bacchetta, altre volte ti lascia fare. E purtroppo è una battaglia personale, una battaglia per vivere meglio. Ripeto, non ne ho fatto mai una questione estetica, perché sono piuttosto altina. Comunque, quando prendevo peso, lo prendevo nelle giuste posizioni. Quindi, diciamo che non è una questione per me, non è stata più di tanto una questione estetica. Sono onesta, anche perché riuscivo a vestirmi ugualmente, riuscivo a trovare vestiti, cose tranquillamente.
Ecco, per me il quid è stato più che altro strettamente collegato a, problema, a problemi di salute reali. E quindi, vuoi o non vuoi, a quel punto devi darti una mossa o comunque devi darti un contegno. E bisogna darselo, purtroppo, se si è soggetti. Così, cioè che assimilano facilmente anche l'aria che respirano, l'acqua che bevono, perché 2 litri d'acqua li bevo ancora. Ecco, questo è l'altro aspetto di disanoreica. Il primo è la riduzione delle porzioni. Adesso mangio, metto nel mio piatto poco, poi se ne ho voglia ne metto un altro poco, ma sempre poco. E poi i 2 litri d'acqua. E ancora ogni tanto diluisco con queste sostanze della decoctopia, che sono appunto dei drenanti, proprio perché ovviamente nella fase di cambio di stagione uno necessita anche di drenare un po', soprattutto io che ho un accumulo di liquidi esagerato alle gambe. Con queste sostanze che sciolgo nell'acqua, mi trovo abbastanza bene, dreno sufficientemente. E dopo questi 20 minuti di video, che non so chi mai guarderà, io vi saluto e spero di esservi stata d'aiuto. Si accettano confronti, polemiche, si accetta di tutto. Consigli, se avete bisogno di altri dettagli, sono a disposizione, scrivetemi in privato. Questa è la mia esperienza, è positiva e la voglio condividere. Non è una sponsorizzazione per il marchio, non è niente di tutto questo. È la condivisione di un'esperienza che ho patito, vissuto, diciamo, dai.